Ciao ragazzuli e bentornati sul mio canale, eccoci in un nuovo video, come state? Spero tutto bene. Oggi vediamo due semplici magie per stupire i nostri amici. Vediamo subito di cosa si tratta. Eccoci con la prima illusione, scatolina di Tic Tac, una monetina, guardate ragazzi, al mio 3, 1, 2, 3, e la moneta va all'interno della scatolina, ovviamente chiusa. Eccoci con il prossimo effetto, anello, matita, matita, anello, metto l'anello all'interno della matita. Adesso guardate ragazzi, prendo l'anello e lo metto in bocca e guardate. L'anello ritorna all'interno della matita. Allora ragazzi, eccoci al tutorial. Per questa illusione utilizzeremo due monete uguali, una scatola di Tic Tac, una la manteniamo in questa posizione tra indice e pollice, ma la andiamo ad attaccare, vedete, con un po' di scotch qui al nostro pollice, in modo che quando simuliamo di lanciare la moneta, vedete, la moneta va indietro al pollice, stando di fronte allo spettatore, lo spettatore non vedrà la monetina, mentre l'altra, ragazzi, la inseriamo all'interno, spingiamo con medio e pollice le estremità della scatolina e la facciamo scivolare sotto al tappo della scatolina, vedete? Adesso ragazzi, il movimento deve essere fatto contemporaneamente, quindi rilascio la moneta in questo modo e contemporaneamente vado a scuotere leggermente la scatolina. In questo modo simuliamo appunto di lanciare la moneta all'interno della scatolina. Vediamo subito il prossimo effetto. Allora il tutorial ragazzi, un anello, una matita, si mette l'anello all'interno della matita, ci mettiamo in questa posizione, adesso facciamo finta di prendere l'anello, quindi mettiamo la mano davanti, cosa facciamo? Facciamo cadere l'anello, vedete, sul pollice sotto all'indice, ok? In questo modo lo spettatore non riuscirà a vedere l'anello, quindi siamo in questa posizione, faccio finta di prendere l'anello, faccio cadere l'anello sotto all'indice. Adesso facciamo finta di inserire l'anello all'interno della nostra bocca, dopodiché ragazzi basta fare questo movimento e l'anello compare.